si stanno togliendo tante soddisfazioni perché loro sanno che comunque sia in questo momento stanno ricevendo i risultati dal campo per i giocatori che sono, perché ieri Milinkovic ha dimostrato che è un centrocampista da 150 milioni, perché Luis Alberto sta facendo una stagione da top player nel suo ruolo, e i gol di Immobile, le prestazioni di Cerbi, secondo me loro stanno ottenendo tutto quello che non gli è stato riconosciuto in questi anni, anche perché poi è normale, non sempre si può avere lo stesso rendimento, però secondo me stanno ritrovando i frutti del loro lavoro. Ma quello senza ombra di dubbio, perché poi comunque ecco la Champions sfumata, ma anche due anni fa, vabbè, come sappiamo, lo scorso anno alla fine la Lazio l'ha buttata in due o tre partite come Lazio-Chievo, Lazio-Sassuolo e quant'altro, insomma, tutte queste partite apparentemente semplici. Quindi quest'anno, diciamo, ha messo quel qualcosa in più, prima di tutto, sì, come dice Andrea, per prendersi questa Champions, che comunque sì, è vero che è diventata un'ossessione, ma lo dico anche io da tifoso, cioè io non ho ancora visto una Champions League da maggiorenne, cioè se la posso dire così, ci ridiamo un po' su, però è vero, è... diciamo un po' il tabù al contrario, cioè come ce l'hanno loro dall'altra parte, che il ragazzo medio, diciamo, della mia età non ha visto un trofeo negli ultimi 10 anni, da maggiorenne anche lui, o comunque i ragazzini, gli adolescenti non hanno mai vinto un trofeo. È la nostra la stessa cosa per noi per la Champions, quindi sono d'accordissimo, prima di tutto certificarla, far sì che proprio avvenga quel giorno, la Lazio è tornata in Champions, è matematico il piazzamento in Champions, poi dopodiché lì, ma non è che, cioè nel senso, ci devi provare, cioè là ci devi provare proprio con tutto te stesso, cioè non ti devi nascondere assolutissimamente, cioè, ci mancherebbe altro, sarebbe proprio da ingenui, perché poi quando ti ricapita di risederti a questo tavolo delle grandi, però appunto pian pianino fare i punti per la Champions il più presto possibile significa appunto anche indirettamente alimentare questo sogno, però è come ha detto Parolo, fa da traino. Esatto, quindi quello c'è da fare in primis, quindi pian pianino e fare così, consapevoli che comunque ogni partita non va sbagliata, perché poi ecco diciamo il campionato non ti aspetta, e in generale onde evitare qualsiasi patema d'animo o comunque situazioni brutte che magari si rifanno sotto quelle dietro, anche se oggettivamente molto difficile. Però ecco. Comunque c'è da dire, perché mo arriveranno, che poi sarebbe quasi sarebbe un campionato, però troppo anomalo, non da Lazio vincerle tutte, no? E quindi arriveranno anche dei cali di risultati, che poi magari domini la partita, però non riesci a vincere, vedi Verona, e capirà anche qualche pareggio sicuramente, ma quel pareggio non significa poi io vedo pure un pareggio, partita in meno, un pareggio e un punto in più ancora per la corsa Champions, ma anche un punto per lo scudetto, io lo vedo, perché poi alla fine, come non li vinci tutte e tre, non li vince neanche l'Inter, neanche la Juve, soprattutto mo che iniziano le coppe, vedi Inter Lecce, Inter quell'altra che ha pareggiato in casa, i punti li perderanno, esatto, i punti li perderanno tutte, anche quelle due che sono lì in alto, quindi c'è solo da rimanere, se vogliamo divertirci, attaccati fino alla fine. Si parla adesso le ultime ore di questa partita di fine aprile, 25-26 aprile a Torino. 23 aprile a Torino ci deve arrivare però con un distacco ragionevole, che se arrivo a 6 punti, 7 punti andiamo a scontro diretto, sì, se arriviamo con non 7 me ne frega più niente, non me ne frega, sì, più niente, ma se arriviamo con 7 punti di vantaggio sulla Juve che ci frega, in effetti. Infatti io sono d'accordo con Gianfranco. Andrea, io ho una missione per te, sei pronto? Sì, dico solo una nota di colore, vai, per vai. Far capire un po' come ormai, perché la forza di questa squadra, di questa società, è assolutamente il gruppo totale, cioè dal bambino di un anno al signore dei 90 anni, perché si sono riuniti un po' tutti, non so se avete notato, proprio tutto... sembra un blocco preso, messo in cassa dentro lo stadio olimpico, chi e poi ognuno al posto al solito seggiolino, e chi in campo a fare la partita. E ai minuti di recupero si gira, mi sembra, Radu e Milinkovic verso la Tevere, verso gli istinti, come dire, ultimo sforzo pure voi, capito? Ultima fuori la voce.
io ho saputo che voi l'avete visto poco e niente, con troppe bandiere. Più niente che poco. Esatto, e quindi vi dico questi piccoli particolari, ci incitavano un momento, un attimo pure devono stare attenti, invece io dentro di me dicevo ma che ci vuol dire da noi, ma stanno attenti in campo. No, ma poi per avvalorare la tua tesi, Andrea, io ho avuto la stessa percezione ieri, infatti io l'avevo detto ieri ad Alberto, io non ricordo mai nella storia della Lazio una situazione di questo genere, di questo blocco unico che stai dicendo tu, non mi è mai capitato di viverlo con nessuna Lazio, se non con questa, è quella la cosa bella ieri, di questo momento. Al fischio finale mi giro e c'era un ragazzo, io ne ho 45, lui credo sia poco più su come età, e lacrime agli occhi, sì. E a destra lui era un signore ancora più grande, credo oltre i 60, e lui piangeva proprio, e sta cosa mi rimarrà impressa per tanto lungo tempo, perché è quello, penso che era l'immagine del momento Lazio, degli anni un po' bui che abbiamo passato con questa gestione, le polemiche, che poi quelle polemiche è vero che a noi ci davano fastidio e incazzare, però a quella gente là, quel tipo di gente là, di quell'età lì, faceva del male interno, per come ha vissuto poi la Lazio passata. Ma sì, lasciano proprio in dote queste cose qui, queste serate, a prescindere da come andrà veramente questo campionato, però proprio il ricordo che ti porti dietro di una serata unica, veramente inimmaginabile, poi veramente dopo il primo tempo che sembrava andare tutto nel verso opposto. Quindi speriamo di poterne vivere tante altre, perché poi ci saranno comunque altre partite sulla carta, non magari di cartello come quella con l'Inter, però comunque appuntamenti come Lazio-Fiorentina, Lazio-Milan all'Olimpico da qui alla fine, secondo non me. Non ci scordiamo che già abbiamo vissuto abbastanza quest'anno comunque. Lazio-Juve, Supercoppa. Assolutamente, no, mi riferivo diciamo a una partita casalinga, sì, sicuramente quella contro la Juve, ovvio, anzi sotto certi punti di vista forse quella... era poi il tabù da 15 anni, non si vinceva con la Juve, anche lì vai sotto e quasi tutti abbiamo pensato alla solita partita, qui mo ce ne fanno tre. Sì. Sì, perché sembrava tipo il remake di tanti, esatto. Lazio-Juve visti negli anni, ma poi a prescindere, poi la Juve non aveva ancora perso, era la sua prima sconfitta stagionale, quindi certo, questa aveva dei connotati diversi perché ora sei proprio lì e quindi diciamo ovvio che a fine partita ci si lascia andare a emozioni di qualsiasi tipo, perché veramente è stato bello prima, dopo e durante, anche il prima secondo me comunque presentarsi così. E infatti, sì, scusa se ti interrompo Antonio, complimenti ai personaggi che si occupano in società dell'organizzazione un po' dell'evento, perché ormai andare a vedere la Lazio non è più vedere una partita, uscire e andartene. C'è il prima, c'è il dopo della partita. Ieri voi non so se siete entrati in tempo, io non lo conosco, però è stato entrato un ragazzo col violino illuminato, è stato un intrattenimento. Quello che ha fatto la dichiarazione quell'altra scena. E diciamo è un coinvolgimento e un intrattenimento per poi ecco. Diciamo, siamo un po' americanizzati, però l'entrata dei ragazzi della squadra con le luci spente, sono un po' piccoli particolari che però fanno effetto. Chiami i piccoli particolari. Andrea, io c'ho una missione per te, sei pronto? Dimmi, allora, chi è che parla, però devi, lo sento male. Sono Gianfranco, Andrea. Devi affrittare uno smoking per giovedì. Giovedì? Io metto lo smoking. Sì, lo devi affittare, metti lo smoking e cerchi di infiltrarti alla festa dei mobili al Brancaccio. Giovedì? Giovedì, sì. Fa 30 anni. C'è la festa di immobili al Brancaccio, fa la festa. Noi mandiamo Andrea, lo famo in bucà. Sì, qual è il tema? Lo conosci? Il grande Gatsby, il vabbè, grande per quello Gatsby. Serve, insomma, quindi Andrea, quindi Brancaccio è Brignano. No, giovedì hanno affittato proprio per la festa dei 30 anni di Ciro Immobile, te vai là, fai tembuchi, partecipi alla festa, fai i contributi audio e video, così per il prossimo lunedì noi ci abbiamo i contributi. Questa è la tua missione per giovedì. Per forza con lo smoking. Se no non ti fanno entrare, a meno che non te imbuchi da qualche altra parte, insomma. O se no ti metti quell'altro abito, però devi portare i vassoi poi. Ma non serve l'invito?
Ti ho detto che te devi imbucare. Allora ci riescono tutti. Invito, diciamo, a tutti, imbucate, sei insomma abbastanza esperto. Una volta c'è entrato al brancaccio a imbucare perché conoscevo il portiere che andava a leggere la luce, mo sono anni che non ce vado più. Mannaggia, vabbè, tocca rimediare. Niente, vabbè, missione fallita, vabbè, però ok. In effetti c'ha ragione Sberna, però evidentemente c'ha la pausa, gli ha dato perché Brignano c'è dal 12 febbraio al 22 marzo, quindi evidentemente gli ha lasciato la serata per lui. Ok, o forse mentre fa lo spettacolo fanno quella festa. Ma chi è invitato? Tutta la squadra? Però Brignano è da Lazio, quindi sì, tutta la squadra parteciperà, in tutto il gruppo della Lazio. Mo ci proviamo. Possiamo chiamare Manzini e farci fare un accredito. Ah, ok. Anche. Però la stai buttando troppo sul facile, cioè da te ci aspettiamo anche altro. Mi piaceva più te che fai là e ti inventi che sei gli faccio capire che schizzo. Che eri il procuratore di qualche giocatore, facevi pure tipo accento straniero, queste cose qua, accento svedese. Da te ci possiamo aspettare di tutto, Andrea, forza. Non mi sottovalutate, ci proverò. Ok, questo è lo Sberna che... Bene, ragazzi. Guarda, è più il problema di Mediao Smoking che tra là dentro. Infatti sì, questo non c'avevo dubbio, guarda. Lo troviamo noi lo Smoking. Bene, Andrea, siamo giunti in conclusione di trasmissione. Antonio, quando diamo appuntamento ai nostri ascoltatori? Presumibilmente lunedì 24, giusto? Ok, dai, ricordavo anche la data, assolutamente. Giornata importante, Eh beh sì, dopo questa partita molto molto importante, speriamo bene. No, credo che Andrea si riferisca a qualcos'altro, a un compleanno, mi sa. No, la mattina c'ho la visita all'Inps e poi è il giorno l'anniversario del mio matrimonio. Ah, ok, va bene, allora lunedì lo festeggerai degnamente. Cioè, quale dei due è quella positiva, fammi capire. La prima, quella dell'Inps. Perfetto. Okay. Sono sordi. Allora sicuramente la prima. Ok, bene. Quindi diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per lunedì prossimo. Parleremo di Genoa-Lazio e rivedremo se Andrea riuscirà a portarci qualche contributo dalla serata di giovedì. Diamo un buonanotte a tutti e forza Lazio! Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi